Puntiamo a dar vita a un governo autorevole di altissimo livello che parta dalle competenze. La leader di Fratelli d'Italia è chiara nel suo intervento all'Assemblea degli eletti del suo partito riunitosi alla Camera per il così chiamato primo giorno di scuola. Ma la formazione del governo è ancora lontana e per tutti, Berlusconi in primis, i veti tra alleati sono inaccettabili. A me non risultano veto su niente, credo che Giorgia Meloni sta lavorando a un governo di qualità, ma dovete chiederlo a lei e dovete soprattutto attendere, io credo, a una definizione costituzionale importante che è l'incarico del Presidente della Repubblica. Non ci sono tensioni, si valuta i profili migliori per fare il migliore governo possibile. Non abbiamo parlato di questioni di partito, non ho nulla da dichiarare in merito, se non un grande senso di responsabilità da parte di Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni, nell'affrontare questo difficile momento per il partito, per il paese, di cui il partito ovviamente si fa carico. A pochi giorni dall'insediamento delle Camere, i parlamentari tra neoeletti e vecchie guardie hanno iniziato a fare il loro ingresso a Montecitorio e Palazzo Madama per le procedure di rito per un primo passaggio istituzionale. Solo come si sente questo primo giorno, tra virgolette, di scuola? Si può fare. Ecco, da primo giorno di scuola, grazie. È un momento drammatico, è un momento, per quello chiedo consapevolezza da parte di tutti, meno lotte,